Ok. Allora, burnout, la scheda per contattarmi, qui per chi vuol sapere di più sulla mia vita può andare su Rai Sound trova una mezz'ora che Radio 3 ha fatto su di me, sulla mia vita. Qui, Genitori in Azione, è un gruppo che ho assieme a Tiziana, no, di genitori, che ci vedevamo. Adesso ad Alghero ha fatto una cosa bellissima, ha messo in piedi gratuitamente uno sportello pedagogico, sportello di ascolto pedagogico per genitori, e quindi adesso i genitori andranno lì. Non so se ci saranno richieste in vere in giro per l'Italia, in giro per il mondo, vedremo se attivarlo via internet. Ma ad Alghero c'è questa bellissima iniziativa, la sede è in via Columbano, dove c'è l'assessore ai servizi sociali. Benissimo. Questa è la tazza, perché questa tazza la metto sempre, perché noi istintivamente cerchiamo sempre un po' ciò che ci è simile, vicino, è istintivo. In realtà ciò che ci fa crescere è anche la diversità, no? Ma non è così facile. Voi vedete tutta la radicalizzazione che c'è anche in questo momento su una cosa, l'altra, no? C'è questa tendenza a allontanare ciò che non è simile a noi, chi non la pensa come noi, no, perché non è una cosa facile. Allora, se la tazza è piena, io stasera vi dirò anche cose probabilmente o che non conoscete o sulle quali non siete d'accordo, no? E istintivamente uno le allontana. L'invito è invece a liberare un po' la tazza, se ci riuscite. Tenervele anche le cose che non condividete o che non vi piacciono o che sono nuove, e poi ci riflettete e deciderete poi che cosa fare. E allora cominciamo. Scongiurare il burnout. Perché dico scongiurare? Quelle cose che vi dirò oggi sono a scopo preventivo. Io spero che qui nessuno ci sia in burnout, probabilmente non sarebbe qui, ma sarebbe là chiuso in casa a soffrire. Però come scongiurarlo? Perché è un rischio che tutti corriamo, di esaurimento delle energie, di non farcela più. Allora, noi siamo tante individualità, no? Quindi tante ricchezze, non ce n'è uno uguale a un altro, siamo 8 miliardi in questo momento, 8 miliardi, è una ricchezza incredibile, ma c'è un problema. Noi viviamo tutti e non possiamo farne a meno in un ambiente, nessuno nasce per essere solo e l'ambiente crea dei problemi, disagi, conflitti, blocchi nelle relazioni, e questo non farcela a gestire la nostra relazione con l'ambiente può portare a questo bruciare tutte le energie, cadere in burnout. No? Si esauriscono tutte le emozioni positive, no? Sia nello studio, se qualcuno studia, spero che è bello studiare fino a 100 anni, affetti, relazioni, lavoro. Ecco, in tutti i nostri ambienti può succedere che si esauriscono. Perché si esauriscono le energie? Se uno ha una visione positiva non esaurisce mai, si nutre continuamente, e tutto ciò che è negativo riesce a farci fronte, riesce a gestirlo, riesce a farsene una ragione. Se non riesce a fare questo, ecco che si esauriscono, non ce la facciamo. No, allora, quando è che per la prima volta ci si è resi conto, dal punto di vista, e ci si è messi a studiarlo scientificamente, questo problema? Eravamo nel 1936, le Olimpiadi di Berlino. Che cosa succede? Hitler voleva che i tedeschi vincessero tutto, ovviamente. Quindi gli atleti tedeschi sentivano questa spinta enorme, no?
Voi immaginate la stessa cosa nel luogo di lavoro, in famiglia, con gli amici, no? La spinta ad essere perfetti, la spinta a vincere, la spinta ad essere il meglio. E ci si è resi conto che più ci si avvicinava alla data delle Olimpiadi e meno gli atleti tedeschi rendevano. Stress. E Seile si è messo a studiare questo fenomeno, sindrome di un generale disadattamento, quindi all'ambiente, alla situazione, alle spinte, alle esigenze ambientali. L'ambiente ci può dare delle spinte e chiederci delle cose che noi non possiamo farcela, la perfezione non esiste. Allora è fondamentale avere la capacità di dire: oè, tu sei tu, io sono io mi conosco, io so dove arrivo. E invece se io mi faccio un problema delle richieste altrui e se vanno oltre le mie e per me diventa un problema non farcela, perché è l'altro che conta, non io, è chiaro che mi brucio e non ce la faccio. Ok. Qui è importante dire che c'è una legge in qualche modo che noi constatiamo dentro di noi, che lavora sia in positivo che in negativo. Cioè, è tipico, se voi pensate a quando andavate a scuola, no? E succede ai ragazzi, quando io parlo con i ragazzi nelle scuole, è molto attuale per loro, no? C'ho l'interrogazione, non ce la farò, ma l'insegnante cosa mi chiede? Ma come sarà d'umore? Gli sarà andato di traverso il caffè? Cosa succederà? Cioè comincio ad immaginare tutta una serie di cose negative, alla fine arrivo talmente stressato che anche quello che ho studiato non riesco più a raggiungerlo. La legge di attrazione negativa, cioè quello che io immagino e penso influisce sul funzionamento del mio organismo e quindi sul funzionamento anche dei miei neuroni cerebrali, no? Il contrario, se io di fronte a un compito, a un progetto, no, penso in positivo, il vantaggio è enorme. Arriveranno le difficoltà, ma no, se io penso in positivo conservo tutte le energie, no? Le nutro e di fronte alle difficoltà, perché la vita non è semplice, avrò le risorse libere per poterle affrontare, no? Avrò questa possibilità. Quindi noi diciamo in psicologia che il nostro è un organismo direzionale. E cos'è che dà la direzione? Quello che noi pensiamo, quello che noi immaginiamo dalla direzione, cioè modifica il nostro stato fisico. Allora pensate, perché noi di fronte ad una prova, di fronte a un progetto, di fronte a un compito, tendiamo a vedere i limiti, le difficoltà? Beh, abbiamo alle spalle 3,8 miliardi di vita, 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, la prima cellula. Voi capite quante difficoltà le cellule hanno dovuto affrontare in questi quasi 4 miliardi. Quindi la paura è di casa nelle cellule e noi che siamo circa, dipende da quanto pesiamo, dai 50 ai 70 trilioni di cellule, no? È normale quando noi di fronte a qualcosa dice no, un attimo di attenzione, no? Attenzione, non è istintivo pensare in positivo, non è istintivo, no? È istintivo prendere precauzioni, no? Vedere che passi fare. Ok, noi non abbiamo 4 miliardi, l'Homo sapiens ha solo 200.000 anni. Ormai il codice genetico ci dice che come Homo sapiens abbiamo solo 200.000 anni. Però abbiamo un enorme vantaggio,
abbiamo una corteccia cerebrale, questa parte, no? E in particolare alcune parti, come in particolare questa parte, che gli animali non hanno, la zona prefrontale, no? E quindi abbiamo un vantaggio nel cercare le cose che io vi sto dicendo questa sera. Se io fossi soltanto un animale non potrei dirvele, no? Ve le posso dire perché oltre all'istinto animale, no, del homo homini lupus, attenzione, quali sono i pericoli, no? Ho anche altre conoscenze, abbiamo altre conoscenze, quindi noi possiamo pensare in positivo, la legge di attrazione, possiamo gestirla in positivo per conservare le energie in modo da utilizzarle di fronte alle difficoltà che inevitabilmente la vita ci pone. E allora come fare? Prevenire è meglio che curare, questo ormai ce l'abbiamo, lo sappiamo. Facciamo un breve esercizio, proprio per fare un esperimento di organismo direzionale positivo. Vi chiederò fra poco di chiudere gli occhi, aspettate, di fare un bel respiro e poi vi chiederò di andare con la vostra immaginazione ad un momento della vostra vita in cui, quando andate a quel ricordo, ah, che bello, no? Noi in psicologia lo chiamiamo il posto sicuro, no? E in tanti incontri di psicoterapia noi utilizziamo i posti sicuri, se la persona è in tensione, se la persona si trova in un momento difficile, prima le abbiamo insegnato l'esercizio del posto sicuro in modo da aiutarla a calmarsi, a rilassarsi, in modo che si abitui nei momenti di difficoltà a utilizzare il posto sicuro, rilassarsi, recuperare le energie e poi vivere. Siete pronti? Chi lo vuol fare? Altrimenti semplicemente osservate. Allora, mettetevi comodi, seduti comodi, chiudete gli occhi, chiudi gli occhi e porta l'attenzione al tuo respiro, alla vita che è dentro di te, è la tua vita, unica e irripetibile. E fai un bel respiro profondo per poi tornare al tuo respiro normale. E mentre porti attenzione al tuo respiro, alla tua vita, vai ad un momento della tua vita che ti dà un grande piacere quando ti immergi in quel ricordo. Entra, come se tu fossi lì in questo momento. Senti l'energia, il piacere, la soddisfazione di quel momento. Vivilo adesso. E mentre ti immergi, osserva le luci e prova ad aumentare quelle luci o a renderle più tenui. E osserva quale delle due direzioni ti aumenta il piacere e vai in quella direzione. E ora osserva i suoni. Prova a renderli più intensi oppure a renderli più tenui e osserva l'effetto che ti fa e vai nella direzione che senti più piacevole per te. E adesso osserva i colori. Prova a renderli più vivi oppure a renderli più pastello, più tenui.
e vai nella direzione che senti, che ti dà più serenità, più gioia, più piacere. E stai lì a goderti il tuo posto sicuro e lo utilizzerai ogni volta che vorrai per nutrirti di piacere, di energia e poi vivere la tua vita, la tua giornata. E aprirai gli occhi solo quando tu vorrai. Ok, bene. In questo modo voi ottenete il risultato di collegarvi a ciò che di positivo, chissà quante cose positive avete, ne avete scelta una, potrete tenere sempre questa, la potrete cambiare a piacere, no? In questo modo vi sarà più facile dire io valgo, al di là di qualunque cosa dica o facciano gli altri. Qualunque cosa pensino o dicano gli altri, io valgo. Cioè io sono qua sulla mia energia, ho la mia bolla ipnotica, ognuno di noi è dentro come una bolla ipnotica data dalla nostra vita, dalla nostra storia, no? Se ognuno di noi fosse nato in un posto diverso saremmo un po' diversi, no? E facciamo i conti con le bolle ipnotiche degli altri. E gestire, rafforzare il nostro senso di sé e il piacere di esserci ci aiuta a rapportarci anche alle bolle degli altri, a non esserne vittima, ma a metterci in relazione. In qualunque posto, sul lavoro, nella vita di coppia, nella vita nelle famiglie, nella famiglia allargata, con gli amici, dobbiamo continuamente fare i conti con rimanere carichi di energia al di là di quello che ci succede nella relazione, saper gestire le relazioni. La relazione con se stessi, rafforzare l'io valgo con la consapevolezza dell'unicità e irripetibilità di ognuno di noi, nella relazione con gli altri, i più vicini, i più lontani, e poi col mondo. Noi siamo 8 miliardi, tante nazioni, lo vediamo in questo momento, quante difficoltà, no, nelle relazioni, no, ma riuscire a conservare il nostro equilibrio senza bruciarci, quindi il burnout, no? Anche in una situazione estremamente difficile com'è quella di oggi col mondo, e conservare la fiducia, no? Io faccio delle cose positive, continuo a farle perché ci metto la mia goccia, la mia goccia, la mia goccia e tanti altri, no? Penso che io continuo a incontrare persone che fanno delle cose splendide, no? E credo anche voi sicuramente, con assertività. L'assertività è io valgo, tu vali, tutti valiamo, no? Io ti rispetto, tu rispetta me. Se non mi rispetti, ok, tu per la tua strada, io per la mia. E complessità, con la consapevolezza della complessità della situazione di ognuno, no? Se uno fa delle cose che io giudico cattive, io non lo giudico. Io so che non conosco la sua complessità, da dove viene, che ambiente, no? So abbastanza, non so mai del tutto da dove vengo io, no? Da dove, qual è la mia storia, quali sono le condizioni. Ognuno di noi
si illude di essere se stesso, in realtà noi siamo noi stessi, ma frutto dell'ambiente, frutto del DNA dei nostri genitori e dell'ambiente, siamo soprattutto frutto dell'ambiente. Il DNA indicativamente si calcola che vale sul 40%, l'ambiente vale di più, attorno al 60%, queste le indicazioni che si danno. Quindi la complessità, no? Vedete tutte le cose tremende che avvengono, è estremamente complesso. Se noi ci mettiamo dentro la logica della complessità, non giudichiamo nessuno, ma cerchiamo il modo e speriamo che sia quello che stanno facendo i vari grandi che si stanno muovendo, ma cerchiamo di cercare di capire come si può trovare un equilibrio, no? Nelle relazioni. In questo momento abbiamo relazioni internazionali estremamente difficili e coltivare la speranza che l'elite di potere mondiale riesca a trovare un equilibrio è fondamentale per la nostra serenità individuale nella nostra vita, nel gestire la nostra quotidianità, ed è fondamentale. Perché l'ambiente è così importante? Allora, voi nel 1953 è stato scoperto il DNA, no? La formula del DNA. E lì si è fatta una indigestione di DNA, si pensava all'inizio che tutto dipendesse dal DNA. E poi invece abbiamo cominciato a rendersi conto ed è nata la genetica, è nata l'epigenetica, cioè ci si è resi conto che in realtà il DNA che c'è dentro ogni nostra cellula, no? Noi abbiamo 50-70 trilioni di cellule, ogni cellula dentro il DNA, ma quel DNA dipende dall'ambiente della cellula, no? La pelle della cellula che è in contatto con l'ambiente è fondamentale e non c'è soltanto il messaggio del DNA che esce dalla cellula e costruisce l'organismo, ma c'è anche il percorso contrario, e questa è la nuova scienza dell'epigenetica, cioè l'ambiente modifica il DNA. In che senso? Si chiama metilazione questo processo che l'ambiente, no, modifica il DNA. Con la metilazione l'ambiente va a modificare l'espressione del DNA. Può o bloccare qualcosa che altrimenti si sarebbe espresso, oppure può attivare qualcosa che senza quell'ambiente, quello stimolo ambientale, non si sarebbe mai espresso. Ecco com'è importante la relazione. Noi ogni volta che ci relazioniamo, ed è continuo, no? Stiamo dando dei messaggi epigenetici. No? Quante volte vi è capitato di incontrare una persona e dalle cose che vi diceva sentirvi felici, oppure il contrario, dalle cose che vi diceva sentirvi depressi e non riuscire a far fronte a questo per mantenere il vostro equilibrio? Lì l'ambiente, quella persona, stava mandando dei messaggi che voi non siete riusciti a gestire, se negativi, se positivi è facile, no? Che andavano a muovere alcuni settori del vostro DNA, che senza quella persona sarebbero stati lì tranquilli, oppure non si sarebbero mai espressi, oppure si sarebbero espressi in un altro momento. Questa è l'importanza dell'ambiente. Ecco, burnout, quindi bruciare e non farcela più, se io riesco invece, qui stiamo cercando di capire come prevenire, no? Ad avere un senso di me e quindi la mia bolla ipnotica, frutto dell'ambiente in cui sono cresciuto e continuo a cambiare, siamo in continuo cambiamento, riesco a fare i conti con le bolle ipnotiche degli altri, no? Conservando la mia assertività e la consapevolezza della complessità delle persone, ecco allora che riesco a far sì che il mio DNA, no? Si muova in una maniera positiva. Positiva non significa che tutto va bene, positiva significa che conservo le mie energie, quindi non mi brucio, non vado in burnout
E quindi qualunque cosa avvenga ho le energie per farci i conti, per prendere delle decisioni. Alcune cose andranno male, altre bene, ma sia che se vanno bene è facile, ma se vanno male non vado in burnout. Ci rifletto, vedo che cosa cambiare, cosa modificare, come far fronte ai problemi che sono emersi. 50 trilioni di cellule che collaborano fra di loro, ma non siamo solo cellule, siamo relazione. Dalla concezione cellulare che è nata a metà dell'Ottocento con Wurkrow, questo, voi sapete che fino a metà dell'Ottocento noi non sapevamo di essere fatti di cellule, sapevamo che le piante erano fatte di cellule, quello lo sapevamo a metà Ottocento. Solo con questo medico a Berlino negli anni 50, no? Ha dimostrato che anche il corpo degli animali è fatto di cellule. No? A noi oggi sembra una cosa normalissima, ma sono solo 170 anni che lo sappiamo. Prima non sapevamo bene che pesci pigliare, come sono soltanto 70 anni che conosciamo il DNA, e sono una trentina d'anni, 30-40 anni che abbiamo studiato il processo inverso del DNA, quindi l'epigenetica. Noi siamo relazione, dipendiamo dalla relazione, non, nasciamo da una relazione e tutto nella nostra vita si sviluppa. Quindi gestire le relazioni è il nocciolo del problema. Gestire le relazioni significa sapere di essere e non essere vittime dell'essere degli altri, ma essere in relazione con assertività, consapevolezza della complessità. Tutto in relazione, siamo relazione, nella coppia, nella famiglia allargata, nel mondo. E questo, io ho un seminario proprio centrato su questo, tutto è relazione, dove approfondisco questi aspetti. Beh, Laborit è un biologo molto, molto carino. C'è anche un film di Laborit molto interessante. L'elogio della fuga, scrive. Cosa vuol dire? Queste consapevolezze di cui vi sto parlando non sono così facili. No? Se uno sta bene vuol dire che si sta muovendo bene, o consapevolmente, oppure perché l'ambiente gli ha dato tutti degli stimoli che gli consentono. Se uno sta male, qual è il rischio? Le tentate soluzioni. Cioè, quando uno sta male, è chiaro che non gli va bene, fa delle tentative, ognuno di noi cerca. Il problema è che se continua a star male, vuol dire che quei tentativi non stanno funzionando. Ma provate a voi a pensare alla vostra vita, quante volte avete continuato, come quell'asino, ma senza rendercene conto, non perché siamo asini, no? Quella favola che dice quell'asino che era abituato a fare sempre la stessa strada, un giorno trova la strada, è caduto un albero, e lui, abituato a fare quella strada, comincia a prendere a testate l'albero, invece che cambiare, aggirare la pianta, no? È quello che succede. Noi in psicoterapia la prima cosa che cerchiamo di capire è quali sono i tentativi che la persona fa, perché sappiamo che quelli dovremo trovare qualcos'altro, perché non funzionano, no? Le tentate, ma cambiare non è facile, aiutare le persone a cambiare non è una cosa così semplice, no? La psicoterapia deve utilizzare gli strumenti per aiutare le persone. Quindi elogio della fuga vuol dire, se stai male, la prima cosa da fare, esamina i tentativi che stai continuando a fare e sappi che, visto che non funzionano, dovrai, e non ti sarà facile, inventare qualcos'altro. E se non ce la fai, chiedi aiuto, perché questo è il nocciolo del... E l'abitudine è un grosso problema.
Una cosa molto importante nelle relazioni è tener conto che noi non possiamo cambiare gli altri. Possiamo cambiare solo noi stessi, nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, in famiglia. Possiamo cambiare solo noi stessi. Ma c'è una cosa molto carina, che se io cambio, come siamo in relazione, inevitabilmente anche nell'ambiente qualcos'altro cambia, no? È come quando hai una serie di mattoni. Se io sono questo mattone, non sto bene, no? Non posso star lì a dire, spostatevi voi, fate, no, non lo posso fare. La strada migliore è che io, se tolgo questo mattone e quindi mi posiziono in un altro modo, gli altri mattoni per forza sono obbligati a trovare una risposta, a trovare un'altra sistemazione. E quella la cosa bella che succede quando io sono sicuro e costruisco la mia sicurezza con l'assertività e con consapevolezza della complessità, senza giudicare, ma sapendo, no, che io ti rispetto, tu rispetta me, non mi rispetti, ok, io vado per la mia strada, tu andrai per la tua. Se io ho questa capacità e la coltivo, i miei cambiamenti inevitabilmente portano gli altri a cambiare qualcosa. La psicoterapia è sostanzialmente questo, aiutare le persone a ristrutturarsi, a cambiare qualcosa nel loro modo di comportarsi, ad essere più assertivi e più consapevoli della complessità, no? Ristrutturare il nostro aiutare, quindi aiutarsi a prendersi mano, a coltivare l'assertività, a coltivare la responsabilità personale, a coltivare la proattività, che cos'è? E non la reattività. Che differenza c'è fra proattività? La reattività è l'altro si comporta così e io istintivamente, no? Come gli animali, reagisco. Reattività. Proattività vuol dire invece io osservo, consapevole dell'assertività, consapevole della complessità e in base a quello che avviene nel mio ambiente sono proattivo, pro, cioè cerco, sono capace di cercare qual è la via d'uscita, qual è il compromesso, qual è la strada, no? Che non mi porta ad agire istintivamente, che non funziona. Ecco, usare quella parte non animale di me, che questa è la, in sintesi, è il lavoro dello psicoterapeuta. L'unica cosa stabile nella vita è il cambiamento. Quindi di fronte a qualsiasi cosa non meravigliatevi mai, sappiate che potete cambiare il modo di reagire, cambiare le vostre decisioni e così anche gli altri, e attorno a voi, assieme ai vostri cambiamenti, si muovono anche le altre pedine, necessariamente, perché siamo tutti e 8 miliardi di persone incastrati. Anche nella conoscenza, il cambiamento. Provate a osservare. Credevamo che la Terra fosse piatta. Qualcuno lo crede ancora negli Stati Uniti. No. Dal 1582 Matteo Ricci in Cina ha dimostrato, prima Cristoforo Colombo aveva fatto un bel pezzo, insomma, dal 1500 sappiamo che invece la Terra è tonda. Ma prima eravamo convinti tutti che fosse piatta. Guarda che cambiamento incredibile, no? Credevamo che la Terra fosse al centro dell'universo, no? Galileo, Copernico, ricordate, cioè Galileo quasi ci gioca la vita con questa cosa qua, era amico del Papa, se l'è cavata, l'hanno messo in esilio. Copernico, che era molto più consapevole di Galileo e non era amico del Papa, il suo libro ha deciso di pubblicarlo soltanto sul letto di morte, perché sapeva che se avesse pubblicato il suo libro che mostrava come la Terra non fosse il centro dell'universo, avrebbe fatto una brutta fine, no? Cioè cambiare
Credevamo che i corpi celesti si attraessero, no? La legge di attrazione, la gravità. No? Einstein ci dice no, non è l'attrazione, è semplicemente come è fatto lo spazio. La massa crea uno spazio in cui, siccome tutti i corpi celesti si muovono a velocità, si crea come un buco in cui, come una trottola, la Luna gira nel buco della Terra. Perché, non so se voi avete mai visto, io da ragazzino andavo qui nel parco che c'era al porto, non c'è, non l'ho visto più da tantissimi anni. C'era come nelle giostre, c'era un cilindro con dentro un cono, no? Grandissimo, e entrava una moto nella base del cono, cominciava a girare e saliva lungo il cilindro con la velocità, no? Rimaneva, non cadeva, no? E quello che succede, Einstein ci dice, l'universo è fatto così, se la massa è grande fa girare attorno a sé perché crea un cilindro dentro lo spazio è come una gelatina dove le masse creano ecco, credevamo di essere solo cellule, oggi sappiamo che non siamo solo cellule, sappiamo anche, abbiamo un mondo che si chiamava, no, lo chiamavamo anima, spirito, no, adesso nella scienza si preferisce parlare di coscienza, sostanzialmente è l'anima, è lo spirito delle religioni. La differenza è che oggi la scienza vuole dimostrare che esiste la coscienza e che esiste prima della materia, che crea la materia, cioè un passo avanti enorme che si vuol fare in questo momento, e lo vuol fare, forse qualcuno di voi l'ha già visto, il mio seminario 98 bis, Federico Faggin, questo scienziato che ha inventato il touchscreen, che ha inventato il microprocessore, senza le sue scoperte non avremmo questi strumenti, non avremmo i cellulari, non avremmo, no? Adesso vuole dimostrare, dice abbiamo sbagliato a puntare tutto sulla materia, abbiamo fatto dei grossi errori, abbiamo capito tantissime cose, ma abbiamo dimenticato che siamo spirito, non solo, ma io voglio dimostrare che prima c'è lo spirito che crea la materia, cioè un'altra rivoluzione enorme che non sarà facile. Bene, abbiamo fatto prima l'esercizio del posto sicuro. Allora, questo c'è un altro esercizio molto carino, adesso vediamo se volete farlo oppure no, ma ve lo spiego. Invece di fermarsi semplicemente a un posto sicuro, io posso questo, e poi faccio come calare il sipario, e poi prendo un altro ricordo. Faccio lo stesso esercizio sui colori, in modo da intensificare, poi faccio calare il sipario. E un altro ricordo, mi faccio la mia galleria personale dei posti sicuri, che mi dà energia, che mi fa, no? No. Io ogni mattina appena mi sveglio faccio questi esercizi ed altri esercizi proprio per immaginare le mie giornate in positivo. E questo mi dà l'energia per affrontare anche le difficoltà quando arrivano. Se non arrivano, bene, ma arrivano, lo sappiamo che non è così, così semplice. La vita, abbiamo tutti l'età per poter dire che tutti sappiamo che la vita non è semplice. E quindi, ecco, la galleria personale. Ecco, vi invito a farlo, non lo facciamo adesso, ma con la stessa logica che avete seguito, che vi ho aiutato a seguire quando abbiamo fatto l'esercizio del posto sicuro. Lo stesso esercizio, anche questo ve lo spiego, no? Lo si può fare rispetto al proprio ambiente, cioè immaginare il proprio ambiente familiare, amicale, di lavoro, proprio ambiente, e immaginare
ti verranno in mente cose belle e difficoltà, no? Verranno, perché non esiste una relazione, altrimenti saremmo tutti uguali, chissà che noia. Siccome siamo tutti diversi e unici, è chiaro che c'è continuamente il gioco dell'aggiustamento della relazione, no? Alcune volte è molto, ma molto difficile, altre volte è più facile, altre volte ci si riesce con difficoltà e alcune volte non ci si riesce proprio. E allora bisogna prendere delle decisioni, e abbiamo visto che non è facile cambiare assolutamente. Immaginare quindi il proprio ambiente e poi immaginare come, in questo stato di relax, cosa mi viene in mente come soluzione in quella difficoltà, in quell'altra difficoltà, godere delle cose belle che l'ambiente vi fa venire in mente e poi chiedere a voi stessi, in questa cosa che mi viene in mente problematica, cosa posso fare? Ora, questo esercizio fatto appena uno si sveglia, poi ha davanti la giornata con la propria coppia, con i propri figli, con i colleghi, con gli amici, con l'amministrazione, con la burocrazia, con mille cose, con gli hobby, fatto all'inizio della giornata, davvero ti dà un'energia che è molto, ma molto utile, no? Queste cose che vi dico io le faccio tutte, no? Perché è per esperienza che vi sto, non solo per studio, ma anche per esperienza. Oh, vediamo. Attenzione, in questi esercizi, posto sicuro, galleria personale, l'ambiente, lasciando l'illusione della perfezione. A meno che, vediamo un po', svelatemi un segreto, a meno che qui ci sia un dio o una dea. C'è? Allora, liberarsi dall'illusione della perfezione è una cosa, ti dà una leggerezza. Quindi sempre immaginare in positivo, ma sapendo che nessuno è perfetto, né noi né gli altri, no? E sapendo che sentiremo tante resistenze a cambiare, però ci verrà in mente qualcosa di diverso da quello che facciamo solitamente. E tenete presente che, perché vi ho parlato del momento del risveglio? Perché nel momento del risveglio avviene una cosa particolare. Sono alcune onde cerebrali che dominano, le onde alfa. Poi quando ci svegliamo passiamo a dominanza beta. Le onde alfa sono quelle del... sono sveglio, no? La fase si chiama tecnicamente ipnagogica, non sono né sveglio né addormentato, sono lì e comincio a, no? Quella è una fase nella quale noi abbiamo ancora un contatto in qualche modo particolare col nostro inconscio, mentre dormiamo l'inconscio, i sogni, eccetera, eccetera, no? Salta fuori, si esprime l'inconscio. Perché lo fa? Perché tutti i muscoli sono fermi. E allora via libera, tanto non succede niente. Quando stiamo nella fase ipnagogica c'è ancora questo contatto con il... E non so se anche voi è capitato, a me capita continuamente, che mi sveglio, faccio questi esercizi, mi vengono in mente, guarda, potrei fare... Mi alzo, quando mi alzo vado al computer, butto giù le quattro idee che mi sono venute, mi viene in mente un seminario, mi viene in mente un cambiamento di una slide in qualcosa. Cioè, è un momento molto creativo, questa fase di passaggio dal sonno alla veglia, perché c'è ancora questo contatto con la parte più profonda di noi. Allora, vediamo... No, non vado più. L'immagine. Come? Rimpicciolire l'immagine perché l'ha ingrandita un po'. Ecco. Infatti, allora, andiamo. L'ambiente,
Oh, stiamo festeggiando Calvino in questi giorni. C'è una cosa bellissima che ci serve in maniera splendida. Allora, nelle città invisibili c'è questo pezzo. L'inferno, che vale molto, molto bene per quello che vi sto dicendo, e adesso faremo l'ultimo esercizio, proprio basandoci su questo. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, no, le religioni, no, dice. Se ce n'è uno, perché quello non sappiamo se c'è, è quello che è già qui, è l'inferno che abbiamo, che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme, perché siamo relazione, le relazioni possono diventare un inferno. Due modi ci sono per non soffrirne, no? Stiamo lavorando su questo per evitare il burnout. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Questo è un rischio, cioè abituarsi, ok, vabbè, è così. Diciamo, vedi, coppie che stanno assieme, litigano continuamente, non sarebbe meglio che... La vita è breve, insomma, separiamoci, andiamo, ognuno per la propria strada, oppure altre cose. Cioè, in questo momento, ad esempio, a me viene in mente, vedendo quello che sta succedendo nel mondo, cioè, nessuno che ci dice... Cioè, ci siamo talmente abituati al nostro stile di vita, no? Che nessuno ci dice che il nostro stile di vita è la causa di quello che sta succedendo questo. Cioè, nessuno ci dice che siamo 8 miliardi e se noi volessimo dare a tutti gli 8 miliardi il nostro stile di vita, ci vorrebbero tre terre. Cioè, il nostro stile di vita è frutto di rapine, uccisioni, sfruttamenti. Nessuno lo dice. Questa è una consapevolezza enorme da sviluppare per capire cosa sta succedendo nel mondo e che compito immenso ha l'elite di potere. Ecco, ci siamo abituati e cos'è che sta succedendo? Confini per proteggere lo stile di vita occidentale. Tutto qua, no? O capiamo che c'è questo e allora i grandi, l'elite di potere fa i conti e si trovano delle strade per... Le strade noi non ce ne rendiamo conto, ma sono già in corso, nel senso che tutto cresce. La decisione è quella di abbassare il nostro stile di vita. Lo facciamo per forza, non lo facciamo con felicità, lo stiamo facendo per forza, perché le materie prime costano sempre di più. Non è così facile come prima rubarle. La Cina, proprio due giorni fa, è la maggior produttrice di metalli rari, no? Ha chiuso due metalli preziosissimi per il digitale, ha chiuso l'esportazione, ha detto adesso fateveli voi, noi li abbiamo, ma per farli bisogna, c'è un inquinamento. Se voi andate in Cina, dove producono le materie, i metalli rari, è il deserto. È proprio, è un inferno. La Cina ha detto, adesso l'inferno fatevelo voi, se volete sviluppare il digitale, no? Cioè, noi adesso stiamo abbassando il nostro stile di vita, ma è la conseguenza di tutte le ruberie che da 500 anni i nostri antenati hanno fatto e che noi inconsapevolmente stiamo continuando a fare. Cioè, ci siamo abituati. Uno è facile, no? Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare, dargli spazio, cioè fare cose buone. Allora io, l'esercizio del posto sicuro, della galleria personale, l'esercizio sull'ambiente di lavoro, familiare, eccetera. E poi io continuo a incontrare gente che fa delle cose splendide, no? Associazioni, iniziative, belle persone, tutte gocce. Pensate che in Italia ci sono 6 milioni di volontari.
dentro, molti dentro organizzazioni, ma 1,5 milioni sono individui non organizzati che fanno cose belle, che aiutano, che prendono iniziative per sviluppare la personalità, la spiritualità, la consapevolezza. Ecco, questo è Calvino. Quindi portare l'attenzione a ciò che c'è di positivo non fa altro che aiutare il benessere sociale della relazione. Noi siamo piccoli, però tante gocce fanno il mare, e coltivare la speranza ci fa vivere bene per quella vita breve che ognuno di noi ha, no? Che alla fine è quello che ognuno di noi desidera, riuscire a star bene noi e a star bene con gli altri, partendo da chi ci è più vicino. E allora, per coltivare questo, facciamo l'ultimo esercizio, no? Che è un po' riassuntivo di tutto quello che vi ho detto e che io cerco di insegnare il più possibile, perché ve lo portate poi anche questo a casa vostra. Vi chiederò ancora di chiudere gli occhi e di, ecco, siete pronti? Chi lo vuol fare, ovviamente, gli altri semplicemente ascoltano. Allora chiudete gli occhi, mettetevi comodi, chiudi gli occhi, fai un bel respiro profondo. È la vita dentro di te, la tua vita unica, irripetibile. Ascoltala dentro il tuo respiro. E mentre ascolti il tuo respiro, immagina alle tue spalle tuo padre e tua madre che ti mettono una mano sulle spalle e ti sorridono. Al di là dei loro limiti, ti hanno trasmesso la vita e ora è tua, nelle tue mani. E dietro i tuoi genitori immagina i nonni che ti sorridono. Al di là dei loro limiti, hanno lavorato perché la vita arrivasse fino a te. E dietro i nonni immagina decine, centinaia di persone, tutti i tuoi antenati che non hai mai conosciuto e che hanno lavorato di generazione in generazione perché la vita continuasse ed è arrivata fino a te. E pensa che in questa catena lunghissima, in qualunque punto una di queste coppie di questa lunghissima catena si fosse unita mezz'ora dopo, sarebbe stato un altro lo spermatozoo che avrebbe vinto, e da quel momento in poi tutto sarebbe cambiato e tu non saresti mai esistita. E invece tutto è avvenuto da miliardi di anni, da quando la vita è iniziata, da quasi 4 miliardi di anni, tutto è avvenuto perché tu fossi qui a sperimentare la vita e a cercare il modo di godere di questa esperienza. E allora immagina di voltarti verso i tuoi antenati, i tuoi genitori, i tuoi nonni, e al di là dei loro limiti onorarli e ringraziarli per il lavoro che hanno fatto. E poi di nuovo voltarti e guardare la vita che hai davanti e che puoi gestire, puoi fare dei cambiamenti, puoi gestire secondo la tua sensibilità, e forse puoi cominciare a sentire nella parte più profonda di te una voce che può diventare sempre più forte ogni giorno, una voce che dice: io valgo, io sono, e mettici il tuo nome, e sono unica e irripetibile. E giorno dopo giorno io vado di bene in meglio, in armonia con tutto. E giorno dopo giorno io sono capace di percepire e poi percorrere con equilibrio la mia strada ad occhi aperti, con solidarietà ed assertività. Io valgo
io sono, nome, e sono unica e irripetibile. E giorno dopo giorno io vado di bene in meglio, in armonia con tutto. E giorno dopo giorno io sono capace di percepire e poi percorrere con equilibrio la mia strada, ad occhi aperti, con solidarietà ed assertività. E stai lì a goderti tutto questo, tutto il tempo che vuoi, e riaprirai gli occhi solo quando lo vorrai.